Benvenuti in questo nuovo video, sono appena arrivato all'aeroporto Haneda di Tokyo. Prima cosa da fare, la carta Suica per i trasporti alle macchinette. Altra cosa da fare, cambiare subito il Japan Rail Pass all'ufficio. Comunque i trasporti sono molto più chiari di quello che pensavo. Sono arrivato a Kabukicho, dove ho l'hotel. Dall'aeroporto ci ho messo circa 45 minuti. Non vedevo l'ora di venire qua. Là c'è anche la testa di Godzilla. Quando vedete un tempio con questi portali rossi che si chiamano Tori, si tratta di un tempio shintoista. Questo è il tempio di Hanazono, non uno dei più famosi da vedere a Tokyo. Questo è l'ingresso della zona luci rosse, fondato dalla Yakuza, in realtà è una zona sicurissima e centrale della città. Come primo pranzo in Giappone proverò Ichiran Ramen, una catena abbastanza famosa e qui si fa la fila ovunque per mangiare. Ho preso il loro più classico con pancia di maiale, cipollotto e uovo e ve lo passano direttamente da dietro la tendina. Mi è piaciuto molto, piccante il giusto, il vero pezzo forte è la carne dentro, si mangia con circa 6-7 euro. Qui a Shinjuku però non ci sono solo grattacieli, adesso sto andando nel giardino che si chiama Gyoen. Il parco è molto grande, però la zona giardino in stile giapponese è solo quella attorno al laghetto. Comunque, se non avete già uno di quegli adattatori da prese universali, potete comprare direttamente quello con la presa giapponese e gli attacchi USB a 3 euro nei mini market. Arrivato al santuario Meiji, ci si può arrivare con due fermate nella stazione di Shinjuku scendendo a Harajuku. Prima di entrare nel santuario bisogna purificarsi, ci sono le istruzioni. Poi bisogna fare l'inchino prima di attraversare il Tori. Nella zona vera e propria dove si prega è chiesto di non filmare, fare foto o parlare, mentre qui c'è un'esposizione di bonsai. C'è anche una bella camminata in mezzo al parco all'ombra da fare, adesso però sto andando in direzione del palazzo del governo metropolitano di Tokyo. Nel frattempo ho preso un gelato al tè matcha. Un po' strano al primo assaggio perché sembra più un sorbetto che un gelato, però alla fine mi è piaciuto, lo riprenderei. Volendo da Harajuku si poteva venire anche a piedi. In teoria si può salire gratuitamente per godersi il panorama, però devo capire esattamente da dove. Da qui si vedono tutti i grattacieli attorno, addirittura si vede là in fondo la Tokyo Sky Tree. Siete al 45° piano, l'osservatorio è a 360 gradi. Là in fondo c'è anche lo Shibuya Sky, in cui ho prenotato l'osservatorio panoramico per domani sera al tramonto. Veramente stupendo, veniteci assolutamente. Nel frattempo le luci della città iniziano ad accendersi. Visto che sono sveglio da ben 37 ore, ho deciso di provare uno dei ristoranti che mi ero segnato vicino all'hotel. La mia scelta è ricaduta su Sushi Zammai, ristorante famoso perché questo signore qui, che è il proprietario, tutti gli anni si aggiudica il tono migliore all'asta del pesce. Sono nel tipico posto in stile giapponese in cui vi fanno il sushi davanti e qua non esiste la formula all you can eat. Ho preso il set più caratteristico, su molte cose sono un po' scettico, non so neanche se riuscirò a mangiarle. Quella è anguilla e mi hanno portato anche la zuppa di miso. Mi è rimasta questa da mangiare che non so cosa sia, è l'anguilla che terrò per ultima. È molto buona la zuppa di miso e non pensavo, mi è piaciuto sia il riccio sia il pesce azzurro. L'anguilla è cotta, non è cruda ed ha sopra una salsa, quindi non sa di pesce ed è molto buona. Cosa che balza all'occhio è la quantità di pesce rispetto a quella di riso. In Italia è tanto riso e poco pesce. Ero curioso di provarlo, non pensavo mi piacesse perché io non mangio il pesce crudo e non vado quasi mai a mangiare il sushi, invece mi è piaciuto molto, costa circa 30 euro il set che ho preso io e ve lo consiglio. Questa è la famosa insegna con il gatto in 3D. Questo è Omoide Yokozo, un vicolo molto caratteristico con tutti gli izakaya, cioè tutte le trattorie tipiche giapponesi che fanno street food. Comunque tutta questa zona è molto più bella di sera, di giorno non rende.
Secondo giorno a Tokyo, questo è il panorama all'alba dalla mia camera. Purtroppo con il jet lag non sono riuscito a dormire quasi niente. Sono arrivato a Roppongi passando per Shibuya, in cui andrò dopo. È molto comodo per spostarsi la Yamanote Line, inclusa nel Japan Rail Pass. Potete poi pagare con la Suica la tratta che è scoperta e non è inclusa. Qui c'è la sede della TV nazionale, mentre quella invece è la Mori Tower. E qui c'è anche il famoso ragno, simbolo di questa zona. È praticamente identica alla Torre Eiffel, però è 13 metri più alta, ciò la rende la torre autoportante più alta al mondo. Ho preso il biglietto, l'ho fatto al momento, non serve prenotare, costa circa 17 euro. Si vedono anche zone diverse dal Palazzo del Governo Metropolitano, quella è Odaiba dove vedete il ponte in cui andrò nei prossimi giorni. Questo è il primo osservatorio, quello più basso, adesso salirò al top deck. Se prendete il biglietto per l'osservatorio più basso, tutta questa parte non la vedete. Stupendo, tra l'altro l'audioguida è anche in italiano. Probabilmente uno degli osservatori panoramici più belli in cui sono stato. E ora direzione Shibuya. Dalla Tokyo Tower a Shibuya ci ho messo circa 20 minuti facendo solo un cambio. Qui c'è la statua del famoso cane Hachiko. Sono venuto nel quartiere di Omotesando tra Harajuku e Shibuya, dove si trova questo locale specializzato in gyoza. Classico locale in cui si mangia a bancone vista cucina. Sono tipici ravioli di carne, questi cotti alla griglia con salsa all'aglio, mentre questi cotti a vapore. I più buoni sono quelli cotti alla piastra, ovviamente, però inzuppandoli nella salsa sono molto buoni anche questi. Sono arrivato qualche minuto prima che aprisse e mi sono potuto sedere subito. Nel frattempo si è fatta la fila, però sono veloci. Ho speso 4,50 € per 12 pezzi che mi hanno quasi saziato. Volendo ci sono anche altri contorni o cose da aggiungere se si vuole fare un pasto completo. Mi sono fermato in questo posto che fa solo prodotti a base di matcha. Ho preso un matcha puro freddo e un dorayaki al matcha. Entrambe le cose erano più belle che buone. Questo è Shibuya Crossing, l'attraversamento pedonale più affollato al mondo. Sono all'interno di un centro commerciale di 7 piani qui a Shibuya, c'è un intero piano dedicato solo ai videogiochi. Questo è lo store dedicato solo alla Nintendo. In realtà più che videogiochi c'è molto merchandising. E c'è anche il Pokémon Center. Vendono anche qua prevalentemente pupazzi. Ovviamente non poteva mancare lo store di One Piece. Avevo trovato tour che vendono questa attività. Mentre aspetto l'ora del tramonto per andare allo Shibuya Sky, mi sono spostato da Shibuya verso Miyanosaka. Ci ho messo circa 15 minuti con il trenino per arrivare a questo tempio. Come avete notato, non c'è il torii all'ingresso, si tratta infatti di un tempio buddista. Questo è diventato famoso perché ci sono i gatti portafortuna. Il tempio si chiama Gotokuji, è all'interno di un bellissimo giardino e a renderlo più suggestivo dietro c'è anche un cimitero in stile tradizionale. Piuttosto di fare dentro e fuori dai negozi di Shibuya, venite qui che è molto bello. Sulla strada del ritorno per Shibuya sono sceso alla fermata Sangen Gaya. Sono venuto qua solo per vedere l'edificio con il gorilla, è a 2 minuti a piedi dalla fermata. Questo è lo Shibuya Scramble Square e là in cima c'è lo Shibuya Sky. Qua se volete venire al tramonto dovete prenotare con almeno qualche settimana di anticipo.
Non arrivate all'ultimo anche se avete prenotato, perché c'è un bel po' di fila da fare. Cosa incredibile, hanno regolamentato le foto, c'è una fila assurda per andarle a fare. Veramente stupendo, ho anche azzeccato l'orario del tramonto. Venite al tramonto così vedete Tokyo con anche le luci della notte. L'osservatorio è a 360 gradi e siete al 45° piano. Sono tornato a Kabukicho alle 9, mi toccherà andare direttamente a cena se voglio trovare posto. Il posto che volevo provare è questo. Questo ristorante è specializzato, fa solo tonkatsu, cioè cotoletta di manzo. In mezzo al tavolo vi mettono anche la piastra se volete continuare la cottura della carne. Scegliete solo la dimensione perché tutti i contorni sono già inclusi. Dentro è quasi cruda e potete appoggiarla sulla piastra e decidere quanto cuocerla. È buonissima, poi così praticamente non si fredda mai. Mi è piaciuto molto, tutto compreso ho speso 12 euro. Nei prossimi giorni andrò in altri quartieri di Tokyo e poi in altre zone del Giappone. Spero il video vi sia piaciuto, se avete delle domande fatele nei commenti e iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video. Ciao!